Buongiorno, siamo presso l'Archivio di Stato di Forlì Cesena e sono a presentare una delle iniziative più recenti e più importanti fra quelle che l'Archivio di Stato di Forlì normalmente organizza. Faccio una breve introduzione di tipo istituzionale, nel senso che voglio sottolineare il fatto che questo è un istituto molto impegnato sull'aspetto e della valorizzazione dei beni archivistici e della didattica, avendo un'egregia rappresentante della didattica in archivio, la dottoressa Palmiotto, siamo particolarmente attivi nel settore con grande soddisfazione, voglio dire, perché sempre sono state organizzate tutti gli anni le settimane della didattica in archivio in collaborazione con tutti gli istituti bibliotecari e archivistici della regione Emilia Romagna e con la soprintendenza archivistica e bibliografica della Emilia Romagna e con l'istituto dei beni culturali, che adesso è diventata regione, quindi ancora meglio. Quindi nell'ambito di questo impegno, diciamo, a tutto tondo nel settore della didattica e della valorizzazione dei documenti d'archivio, il senso di questa azione è anche nel portare gli studenti, soprattutto delle scuole superiori, a contatto con i beni archivistici, cioè a vedere che cosa si fa veramente in archivio e che cosa, usando un termine di tipo industriale, che cosa si può produrre con i documenti. Io ricordo che quando ero studente io non sapevo neanche che esistesse l'archivio di Stato, cioè l'ho scoperto quando ho fatto il corso di archivistica all'archivio di Stato di Bologna, quindi già ero quasi laureato. Quindi ritengo che questo rapporto con gli studenti, anche con i docenti soprattutto, perché senza i docenti non potremmo neppure attirare gli studenti, sia fondamentale nell'ambito delle attività che svolge un archivio di Stato. Detto questo, introduco l'iniziativa che si è svolta, che è stata organizzata per il 2019, ma poi è sfociata nella pubblicazione che oggi presentiamo, 100 anni di sport a Forlì, e nasce appunto dall'incontro fra questa tematica dello sport, che sembrerebbe una tematica non particolarmente inerente alla documentazione archivistica, e invece è stata sviluppata proprio in senso documentario, cioè vedere come anche queste attività che una volta nell'archivistica tradizionale non erano considerate documentate, ma quindi le attività che riguardano il tempo libero, lo sport, la cultura in senso, che nell'archivistica tradizionale, che era un'archivistica puramente amministrativa, non avevano rilevanza documentaria, invece ne hanno. Infatti, grazie a molti documenti di archivio e grazie alla collaborazione di 3 istituti scolastici, tra cui il Liceo Scientifico, l'Istituto Tecnico Commerciale Matteucci e l'Istituto Tecnico, che qui è rappresentato dal professore a cui darò molto presto la parola e che ci illustrerà più nei dettagli tutto il progetto. Abbiamo realizzato prima una mostra documentaria, poi attività didattiche e infine tutta questa esperienza, quella che io chiamo l'esperienza d'archivio, si è poi tradotta in un testo fruibile e consultabile e che riporta, può far rivivere in chi lo legge l'esperienza che abbiamo avuto noi. Dal punto di vista mio non c'è molto altro da dire, però spero di aver dato una prospettiva sia dell'impegno che è stato fino al profuso, sia di quello che continua, perché le attività dell'Archivio di Stato continuano di anno in anno, si svolgono secondo un calendario di diverse manifestazioni, in cui comunque la parte della didattica ha una parte fondamentale, la parte del coinvolgimento anche di nuovi utenti e nello specifico di coinvolgimento di utenti, chiamiamo tra virgolette, giovani, cioè di studenti delle superiori o anche universitari. Quindi a questo punto passo la parola alla dottoressa Palmiotto, che vi spiegherà un po' meglio come si è svolta questa avventura, perché è lei che nello specifico l'ha seguita personalmente.
Allora, ringrazio il mio direttore, proprio sarò molto breve, mi ricollego subito a quello appunto che ha detto poco fa, proprio perché in effetti appunto questa avventura è partita con la ricerca d'archivio, prima con alcuni ragazzi docenti del liceo scientifico, Fulcini Paolucci di Cargoli, poi appunto con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Tecnologico e con il professor Gioiano naturalmente, altri suoi colleghi che l'hanno aiutato in questa impresa. E diciamo, da una parte abbiamo effettuato una ricerca proprio all'inizio, soprattutto su alcune discipline sportive, anche affondando le radici un po' più indietro rispetto al periodo cronologico che è stato poi affrontato nella mostra, perché alcune discipline, come ginnastica e scherma, atletica in particolare, datavano anche un po' più indietro nel tempo, quindi siamo finiti anche alla fine dell'Ottocento, diciamo. Poi, in seconda battuta, abbiamo utilizzato anche materiali di stato civile o materiali militari con i quali abbiamo approfondito le vicende di personaggi dello sport, di cui vi parlerà poi il professore nel dettaglio. E infine ho realizzato un piccolo contributo all'interno del volume che oggi vi presentiamo, che ho voluto chiamare Allenarsi in archivio, proprio per anche sottolineare la fatica fisica in realtà della ricerca archivistica nostra e dei ragazzi e dei docenti e tutti coloro che hanno collaborato, in cui ho ripercorso un pochino le vicende di alcuni luoghi dello sport a Forlì. I documenti che sono stati utilizzati provengono soprattutto dal fondo comunale, come immaginerete, che è in deposito qui presso il nostro archivio fino al 1958 come datazione dei materiali, e in parte anche i materiali del Genio Civile di Forlì, che documentano soprattutto i danni bellici che hanno subito alcuni di questi edifici di cui parliamo, e tutti i lavori che sono stati messi in campo naturalmente per risanarli. I luoghi di cui ho trattato sono in parte ancora esistenti, in parte no, in parte alcuni degli edifici, dei luoghi dello sport che il professor Gioiale ha trattato non sono documentati in archivio perché sono tra virgolette troppo giovani, quindi non abbiamo documentazione che li possa documentare, ma il mio appunto è proprio un semplice spunto anche per incuriosire chi eventualmente volesse venire ad approfondire queste tematiche qui in archivio, studenti, docenti, ma anche pubblico più generico, nel trattare appunto questi luoghi che diciamo in parte potevano essere proprio nati con lo scopo sportivo effettivamente, ma in parte sono anche luoghi che sono stati per così dire prestati all'attività sportiva in un certo periodo della loro vita. Penso ad esempio a un giardino pubblico di cui abbiamo una ampissima documentazione, come potete immaginare, data la sua datazione insomma molto arretrata nel tempo, che è stato utilizzato per esempio per gare di carattere ciclistico, piuttosto che documenti che attestano addirittura il tentativo di utilizzo di spazi religiosi come la Chiesa del Carmine o la Chiesa di San Pellegrino come palestre per la prima attività ginnastica, e che sottolineavano la necessità proprio da parte della popolazione della creazione di una vera e propria palestra, che poi avverrà in epoca successiva, e cito naturalmente la palestra di Campostrino, nota a tutti noi forlivesi naturalmente. Annessa a questa il campo sportivo, con i primi esperimenti di partite di calcio, e poi con lo spostamento nell'attuale campo sportivo, l'attuale stadio, appunto Tullio Morgani, con tutti anche gli annessi e connessi, cioè i campi da rugby, i campi da tennis, il velodromo, la pista d'atletica, eccetera, che sono stati poi realizzati nel corso del tempo. Per esempio, a proposito dello stadio, una mancanza che viene sottolineata spesso nei documenti d'archivio per Forlì è la mancanza della piscina. Una piscina che per esempio era presente uno dei complessi che è stato trattato nella ricerca, cioè l'ex GIL, fino però alla Seconda Guerra Mondiale, poi appunto la lamentazione della città per la mancanza di una struttura di questo tipo, che poi è sanata con la nascita della piscina comunale attuale, che non è purtroppo documentata qui da noi proprio per la sua giovane età, ad esempio. Cito poi alcuni luoghi nati per tutt'altro scopo, un cinema Esperia, un cinema Apollo, che sono stati utilizzati addirittura per cinema Apollo in particolare per gare di scattinaggio, anche qui fino alla realizzazione del pattinodromo, anche in questo caso purtroppo non documentato per la gioventù dell'edificio, diciamo così. E infine una parola, un sito a me molto caro, nel senso che più volte mi ci sono imbattuta nelle mie ricerche, cioè l'ex Sferisterio, il gioco del pallone, su cui anche qui abbiamo una sterminata documentazione che affonda le sue radici proprio nei primi decenni dell'Ottocento, e di cui si può seguire tutta la fase realizzativa fino purtroppo anche alla sua dismissione e alla concessione degli spazi a un altro uso, come tutti noi sappiamo.
Chiudo questa rapidissima carrellata con il tiro a segno, con cui ho chiuso anche il mio breve contributo appunto nel volume, anche qui documentato proprio dalla sua nascita, con tutta la serie anche di documenti che ne testimoniano l'utilizzo, e chiudo come ho chiuso appunto il saggio con la bicchierata di inaugurazione, no? del tiro a segno. Quindi, come vedete, i documenti d'archivio possono essere seriosi, ma possono essere anche delle testimonianze divertenti proprio di vita quotidiana, diciamo, anche della nostra città. E qui mi taccio per non rubare troppo tempo. Benissimo. Aggiungo solo proprio una notazione che mi è venuta in mente ascoltando la dottoressa. Allora, allenarsi in archivio lo trovo un titolo bellissimo, perché è anche il fatto, è vero, cioè la ricerca d'archivio presuppone un allenamento costante, cioè una capacità di cogliere i segni, di riuscire a combinare i diversi documenti per estrarre una storia. Cioè, ovviamente la storia si forma se c'è uno studioso, non è che sia scritta come un messaggio da chissà quale altra dimensione, viene prodotta assemblando, ma presuppone una pratica, cioè un allenamento, l'acquisizione di una disciplina, e quindi l'ho trovato un titolo bellissimo. Poi aggiungo solo l'esempio sentito, siccome io invece ho ordinato in parte un archivio scolastico di Cesena, quello del liceo classico di Cesena, e vi ho trovato, ed è divertente perché si ricollega al tema, il registro delle passeggiate, cioè proprio nei primi del Novecento con i professori di ginnastica, e ci sono proprio, è una cosa quasi esilarante nel suo genere, ma dettagliate delle passeggiate. E infatti volevo anche recuperare questo documento, spero che presto l'archivio del liceo venga in archivio di Stato. E con questo aggiungo solo un'ultima cosa: l'impegno che questo archivio di Stato di Fuori Cesena profonderà nel prossimo recentissimo futuro, nell'acquisizione, nel riordino o comunque nel censimento di tutti gli archivi scolastici della provincia, perché è un patrimonio archivistico immenso e non tantissimo studiato, e soprattutto a rischio di dispersione. E quindi penso che fra gli obiettivi del direttore dei prossimi anni sarà quello di acquisire quanti più archivi scolastici della provincia, e soprattutto, ancora prima, censirli e cercare di ordinarli e inventariarli. Passo la parola al professor Gioiali. Grazie direttore, e ringrazio Paola soprattutto, che è stata per lungo tempo mio compagno di viaggio, quindi devo moltissimo a lei, ci mancherebbe. Ammetto qui il compito di presentare quello che è stato il risultato e della mostra e poi di quello che si è tradotto in volume, che si intitola 100 anni di sport a Forlì, e non abbiamo più indicato la scansione cronologica della mostra 1919-2019, perché è stata realizzata in occasione dell'anno in cui Forlì era stata denominata città europea dello sport. Quindi avevamo una scadenza cronologica che era, direi, inderogabile, il 2019, mentre per quanto riguarda la pubblicazione ci siamo allungati fino a tutto il 2020, per cui se uno va anche alla ricerca di semplici risultati sportivi, direi che siamo a livello di completezza. Nel libro ci sono 38 discipline sportive, non pensavo neanche ne esistessero così tante a Forlì, ma in realtà è proprio così. E poi ci sono 23 biografie, ma mi piacerebbe così velocemente cercare di far capire come è strutturato il lavoro, come è stata poi distribuita tutta la ricerca archivistica e non solo nella pubblicazione che è stata poi realizzata in quattro capitoli, quindi una pubblicazione snella, veloce, sono 200 pagine. È chiaro che non si può essere completi in così poche pagine se, come ho detto, già si deve parlare di 38 discipline sportive, ci sono oltre 250 fotografie, per cui è un impegno decisamente gravoso, però insomma sufficientemente snello, spero. Il libro comincia con un inquadramento storico. Il primo capitolo, molto breve, segnala chiaramente due momenti storici, cioè dal primo dopoguerra 1919 fino alla seconda guerra mondiale,
E lì c'era il grande problema di classificare lo sport all'interno del fascismo. E quindi scuole di pensiero, gli storici dibattono ancora oggi su quello che è stata l'influenza, certo lo sport come propaganda, ma non solo. Quello che invece io ho inteso sottolineare, mi piace anche pensare che il fascismo non abbia indirizzato poi più di tanto lo sport friulese, e ho subito pensato ad una figura particolare, un pugile che si chiama Alvaro Rosticali, il quale, pur praticando lo sport che era considerato il più fascista proprio di tutti gli altri, quindi lo sport prediletto dal fascismo era il pugilato, bene, questo pugile forlivese, giovanissimo, era nato nel 1911, decide di lasciare l'Italia perché è comunista, quindi contro il regime dittatoriale, e in Francia nel 1931, incredibilmente, lui diventa pugile professionista. Quindi già questo è una vicenda leggendaria, che poi però sfocia anche in un episodio drammatico, perché era talmente convinto dell'ideale che decide di andare a combattere la guerra civile di Spagna, e quindi nel 1936 parte, ovviamente si schiera con la Repubblica contro le truppe guidate dal generale Franco, e muore nel 1937 a soli 26 anni in battaglia. Per cui una vita che indica già come lo stesso sport abbia creato gli anticorpi per contrastare quello che era l'imperante dominio del regime fascista. Ovviamente tralascio tutto il resto, però mi piace ricordare anche che in questa prima parte, soprattutto nella seconda, cioè dopo la seconda guerra mondiale fino al 2020, mi piace ricordare la presenza di grandi personaggi friulesi nella pratica sportiva, e nel libro ho voluto inserire una foto che ritrae il professor Dino Amadori, che è scomparso recentemente e è un personaggio più che illustre della nostra città, e praticava atletica leggera. C'è una sua foto quando guida il gruppo di alcuni ragazzi, è una foto del 1955, quindi il giovane Dino Amadori praticava fondo, quindi una corsa campestre, e era avanti a tutti, come poi è stato anche nel corso della propria vita. È una, secondo me, una foto anche emblematica. Dopo questo primo capitolo di inquadramento storico, dove ci sono effettivamente anche diverse foto che ritraggono i verbali, i registri che sono stati da noi consultati qui in archivio, abbiamo un secondo capitolo, che è quello dei luoghi dello sport friulese. Paolo ha detto giustamente che io mi sono occupato della parte nuova, sono andato in giro personalmente per la città a fotografare i luoghi dello sport, ma mi sono divertito anche a ritrarne alcuni di un pochino più datati, per esempio 100 anni o poco più, 102, alla l'arena, diciamo così, Esperia, che prima di essere cinema era anche luogo di attività sportive, cioè nel 1922-23 vennero organizzati per la prima volta i campionati romagnoli di pugilato al teatro Esperia, e anche un pugile friulese nel 1953 Melandri conquistò il titolo italiano combattendo sul ring della Sveglia. E quindi non so se tutti fossero informati di questo, ma anche i nostri cinema, per esempio l'Arena Friulese, è invece stata dedicata, oltre che allo scattinaggio, anche questa a serate di riunioni pugilistiche, per cui è un luogo dello sport a tutti gli effetti anche l'Arena Friulese. Ma terminata questa breve carrellata delle postazioni più importanti sportive a Forlì, il terzo capitolo comincia a parlare di tutte le discipline, a partire dalla prima. La prima è l'alpinismo arrampicata, e a Forlì abbiamo una tradizione clamorosa, perché l'alpinismo, e quindi la fondazione della prima sede del CAI, è teoricamente datata al 1921-22, poi è stato realizzato un pochino più tardi, perché il promotore era un capitano dell'esercito, si chiamava Mario Lombardini, è stato costretto prima a lasciare l'attività che stava svolgendo per tornare qui a Forlì, dove era impegnato con la ditta di famiglia, e poi la sua vita è stata spezzata da un tragico incidente stradale, per cui non riuscì a dare corpo e compimento a questo suo desiderio di creare la prima sezione CAI forlivese. Venne realizzata poi nel 1926 da un altro forlivese doc, Ricca, per cui anche questa storia dell'alpinismo
Forlivese è già carica di storia di suo. Poi passiamo all'atletica e mi piace ricordare per esempio tra tutti Normando Valli, che è recentemente scomparso, un giovane di 93 anni, giovane perché è venuto a visitare la mostra, me lo ricordo benissimo perché io non lo conoscevo, certo conoscevo le foto, le avevo viste, ma qualche annetto era passato, e lui mi disse sono venuto a vedere se ci sono, e lui c'era, perché chiaramente le sue foto ci sono, e come, lui faceva gli 800 metri, è stato uno dei primi in Italia, e soprattutto è agli albori dell'atletica leggera nostra, forlivese, prima con Liberta, poi con Libera. Un altro personaggio che mi piace ricordare è stato anche il mio collega a scuola, Germano Gimelli. Gimelli è il professore ormai, ancora sulla breccia, intervistato, lui ha dichiarato che insomma è entrato a Libera per caso, che aveva 20 anni e adesso ne ha più di 80 ancora lì. Per cui ancora attivissimo, grande personaggio, era un quattrocentista ad ostacoli, è stato due volte medaglia d'argento alle Universiadi, quindi un personaggio convocato in maglia azzurra, un grande atleta, così come chiaramente si passa attraverso Giuliana Amici, e qui siamo al giavellotto femminile, che è stata per 9 anni consecutivi la campionessa italiana. E poi abbiamo l'automobilismo è insomma, per lì è una parte di motori tra motociclismo e automobilismo, ma l'automobilismo riserva anche delle sorprese, perché niente meno che il mitico Ferrari è praticamente non lui, ma la sua famiglia è di origini forlivesi per parte di madre, per cui abbiamo un contatto diretto con Forlì, tant'è vero che quando si organizzavano gare sportive a Forlì è stato anche presente, oltre che per la Mille Miglia, ma nel circuito che era stato poi riutilizzato, prima era motociclistico, ora diventa automobilistico. C'è una foto bellissima a Forlì in cui c'è Ferrari con Nuvolari e con Arcangeli, e sono tutti e tre appoggiati ad una auto Ferrari naturalmente, ed è anche questa storia, c'è poco da fare. Poi ciclismo, l'altra grande passione romagnola, e qui mi sono sbizzarrito sinceramente da Glauco Servadei, che è il campione dell'ante seconda guerra mondiale, cioè gli anni 30 sono stati i suoi, purtroppo è arrivata la guerra e probabilmente la sua carriera è stata assolutamente inferiore a quella che sarebbe potuta essere. Prima del 40 aveva già vinto 2 tappe al Giro d'Italia, aveva vinto 2 volte il Tour de France, per cui era sicuramente un grande campione. Purtroppo 5 anni di guerra lo hanno ridotto, tra virgolette, a rango di gregario di coppie, però era il compagno di coppie, per cui una carriera importantissima. Si arriva poi chiaramente alla ginnastica, e qui giochiamo in casa con la Forte Liberi, perché la Forte Liberi è la madre di tutte le discipline sportive forlivesi. Quando è nata, forse nel 98, ma se noi partiamo e la nostra mostra e la nostra pubblicazione comincia nel 19, nel 19 c'è la rifondazione, per cui partendo dal 19 c'è una serie di carrellate, di foto storiche, ce n'è una che mi piace segnalare del 1925, che anche è bella vedersi, cioè questi giovani ginnasti sono veramente orgogliosi e vogliosi di fare quello che loro piace, quindi la ginnastica ha un posto principale nella nostra storia, se non altro perché un riminese, Romeo Neri, veniva qui ad allenarsi, proprio nella palestra di Capostrino, come si diceva prima. Nel 1932 c'erano le Olimpiadi e per allenarsi alle Olimpiadi Romeo Neri è venuto qui a Forlì per prepararsi, è partito assieme alla squadra azzurra dalla stazione di Forlì, c'era ovviamente Mussolini, Pompamagna, ha vinto le Olimpiadi, è tornato con la medaglia d'oro, è stato festeggiato dal nostro comune e gli hanno anche preferito dare un po' di soldi piuttosto che una medaglia o una coppa, perché forse ne aveva più bisogno, e questo è un documento appunto ritrovato qui in archivio. C'è Bruno Grandi, parlando di ginnastica non si può prescindere dai suoi 3 ruoli, prima è stato atleta, poi è stato allenatore e infine è stato dirigente straordinario per 20 anni al vertice della ginnastica mondiale, c'è poco da fare, personaggio imprescindibile, così come Marcello Fiumana, anche lui allenatore, c'è una bella foto che lo ritrae con 4 delle migliori ginnaste forlivesi, pensate che nelle Olimpiadi nel 60 a Roma, le 7 atlete azzurre della ginnastica artistica, 4 erano di Forlì, credo che sia un caso più unico che raro, erano le 2 sorelle Cicognani,
chiaramente Miranda è quella più conosciuta, l'altra è Rosella, poi c'era Wanda Soprani e la quarta era Gabriella Santarelli. Poi, lasciando la ginnastica, passo alla pallacanestro. La pallacanestro è un altro sport che fu lì, insomma, nel cuore. Si parte addirittura dal 1929, 1930, 31, le prime squadre, ma l'attenzione principale chiaramente è dagli anni 70 in poi. Quindi si parla di Jolly Colombani, si parla naturalmente di un grande personaggio, sto parlando di un dirigente sportivo che è Maurizio Gherardini, che ha creato praticamente, plasmato con le proprie mani la squadra per la prima volta infarcita di atleti statunitensi, ed era lui l'esperto per il mercato statunitense. Ma poi ci sono tutti i grandi campioni, una carrellata completa. Sarà perché forse è uno dei miei sport preferiti, quindi ho dedicato particolare attenzione alla questione. Anche sport che io non conoscevo onestamente, come il pattinaggio a rotelle, ha regalato a Forlì qualcosa come 7 titoli mondiali, tutti conquistati da Federico Guardini, che io non conoscevo. In realtà ho scoperto, ma molto più tardi, di aver avuto a scuola addirittura sua figlia, per cui quando il mondo sembra essere piccolo, in realtà può essere grande, dipende dal punto di vista. Io non conoscevo questo personaggio straordinario, perché era praticamente, oltre che un grandissimo atleta, perché senza le gambe non si vince, ma era anche un tecnico. Cioè lui si costruiva da solo i pattini ed è stato il primo a inventare il pit stop, non si mette a ridere, ma è così. Cioè durante la corsa lui si cambiava in tempo praticamente rapidissimo, cambiava le ruote dei propri pattini, e quindi aveva sempre l'efficienza costante, come fanno oggi le automobili di Formula 1, e lui lo faceva per primo nel pattinaggio. 7 titoli mondiali, insomma, non sono una cosa da poco. Poi passiamo alla scherma, e qui non posso dimenticare un mio professore di educazione fisica, cioè Sergio Temporesi, che è stato un po' il padre di varie discipline sportive a Forlì. Qui lo ricordo come schermitore, ma anche, mi viene da dire, come velista. Poi arriverò magari anche al circolo velico del Savio, di cui lui è stato promotore, per cui un grandissimo sportivo e soprattutto veramente un maestro in tutti i sensi, direi quasi un filosofo. Era piacevolissimo proprio parlare con lui. Poi altra cosa che ho scoperto e non conoscevo, il volo aereo sportivo. Questa è stata una mia mancanza, perché alla mostra mi si avvicina un signore che ovviamente non conoscevo e mi dice: ma non c'è il volo sportivo? Io gli ho chiesto perché esiste, insomma, però ho provveduto a riparare, come dire, la lacuna, e quindi dopo mi sono informato, e il volo a Forlì è stato importante, perché già nel 1930 a livello nazionale si organizzava il giro aereo d'Italia. Forlì non era presente nella prima partecipazione, ma è stato sorvolato dai partecipanti, ed è stato un evento talmente clamoroso che tutta la gente si è appassionata al volo aereo sportivo, addirittura anche le donne. E le donne, in particolare, c'è una marchesa, una contessa, Guarini Matteucci, che prende il brevetto di volo nel 1937, quando ha poco più di 30 anni, sicuramente la prima in Emilia-Romagna e tra le primissime in Italia, proprio perché affascinata da quello spettacolo che aveva visto a partire dal 1930 con il giro aereo. Poi ancora, venendo al ciclismo, è inevitabile parlare, c'è la biografia di Ercole Baldini, il treno di Forlì, ma di lui voglio ricordare una cosa. Quando gli ho chiesto qual era la sua soddisfazione più grande, lui mi ha detto che era stata quella di venire al mondo e ringraziare ancora i suoi genitori. E per me è una risposta bellissima da un uomo che ha superato, insomma, le 80 primavere da un pochino. E poi, andando avanti, passo al quarto capitolo, sono le biografie. C'è Dovizioso, questo lo conosciamo tutti, anche lui mi ha stupito, perché mi ha detto che la soddisfazione più bella era poter vivere del proprio sogno, che non è una cosa da tutti, e se uno ci pensa è così. Lui ha vissuto, vive tuttora, di un sogno che ha potuto mettere in pratica.
tornando al passato per il calcio, che fino adesso non ho citato, c'è un personaggio che è Canò, soprannominato così, è un famosissimo terzino del calcio, che giocava negli anni 20 e 30, che viene chiamato in questo modo perché con un calcio particolarmente forte fece esplodere la camera d'aria del pallone, e quindi i presenti dicevano Aspare con Canò. Allora da quel momento lui non si è più chiamato Antonio Gramellini, ma addirittura gli scrivevano le lettere con la dicitura per Canò, e gliele venivano anche consegnate, insomma. Poi ha pugilato Valerio Nati, il campione del mondo che abbiamo avuto nel 1989, poi di nuovo per il ciclismo, e qui vado non per ordine di sport ma per ordine alfabetico, Fabianco, un altro personaggio clamoroso, perché stessa domanda rivolta a Baldini: qual è la soddisfazione più grande? Insomma, uno che ha vinto il Giro del Centenario nel 1961, parrebbe una domanda retorica, scontata. Non è così, perché la risposta è stata aver fatto rapacificare i bertinoresi, che è una cosa fantastica. Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale erano rimaste rivalità. Avendo lui vinto, ed essendo lui un bertinorese, tutti gli abitanti del paese si sono uniti attorno alla sua persona e in questo modo si sono rapacificati. E per me anche questa è una risposta che, insomma, vale il divieto di essere andato a trovarmi. E poi abbiamo Cino Ricci, anche lui è un personaggio particolarissimo, e anche lui mi ha detto che lui non era, cioè, ufficialmente nato a Rimini, però è di Forlì, ma lui non era nato a Forlì, lui è nato a Ravaldino, mi ha detto, perché lui ce n'era proprio a questa storia, perché il quartiere di Ravaldino è il migliore di tutti, secondo lui. Però, insomma, grande velista, skipper di Azzurra, è stato lui che ha inventato la vela in Italia, c'è poco da dire, l'ha resa famosa con questo primo tentativo, e anche recentemente, quando l'Unione Rossa è stata impegnata, insomma, era una riproposizione di quello che già lui aveva fatto. Ci sono personaggi anche storici come Adriano Casadei, a cui è intitolata la Casa dello Sport, ma era soprattutto, per quello che riguarda questa ricerca, un lanciatore del martello. Non era un fenomeno, ma un personaggio esemplare. Era arrivato settimo, ottavo campionati italiani nel 42, però, insomma, la sua è una figura talmente luminosa che era impossibile non citarla tra i personaggi esemplari. Così come personaggi sconosciuti, un poeta dialettale, Gigi Azzolador, ci interessa perché ha scritto delle zirundere dedicate a sportivi, per esempio quando è morto Arcangeli. Monza traditore, si è ripreso, Arcangeli muore durante un allenamento in prova, e muore sul circuito di Monza, e questo Gigi, che era analfabeta, e la cosa è particolarmente importante, e quindi non riusciva neanche a leggere quello che evidentemente dettava, ma si faceva stampare le sue poesie su fogli di colore diverso, per cui ricordava dal colore qual era il personaggio di cui si parlava. O anche Rocco Servadei, Scapetti, ha fatto paura, cioè parlava tutto in dialetto, ma erano storie di vita vissuta. L'ultima cosa è il tiro a segno, e lì per me il tiro a segno è stato soprattutto la Sala delle Riunioni, dove ci sono affreschi apparentemente sconosciuti, ma in realtà realizzati, pare adesso che si sia capito, da un sergente neozelandese che si chiamava Crippen. Non è certissimo, ma al 99% pare che sia accertato, che ha ritratto un gruppo di pin-up. Le pin-up, queste ragazze bellissime, sono cinque, e sono state ritratte per che cosa? Per dare un po' di vivacità a questi soldati che erano lontani da casa. Ormai siamo chiaramente tra la fine del 44, Forlì è stata liberata il 9 novembre del 44, fino al marzo del 45. Quei 4 mesi in cui sono stati qui, per ribacizzare la truppa, ecco che allora venivano realizzati questi disegni. Sono stati trovati anche a Faenza, ed era proprio un incarico, cioè questi, che erano pittori, avevano il compito di tirar su il morale degli uomini, ed è una cosa per me affascinante. C'è anche un braccio di ferro clamoroso, ma più grande del braccio di ferro, che occupa quasi una parete, c'è un boccale di birra ridondante, ed è assolutamente anche questa una piccola gioia della vita per dimenticare magari momenti ben poco piacevoli. Poi Tullio Morgagni, questo lo conosciamo tutti, ma in realtà il problema è che è famoso ma poco conosciuto.
e inventore, dico solo questo, in ordine cronologico, prima ha inventato il Giro di Lombardia, che è diventata la classica di chiusura del calendario ciclistico, poi la Milano-Sanremo, quindi l'apertura della stagione ciclistica, e poi, da ultimo, 1909, si è inventato il Giro d'Italia. Quindi, più di così, mi piace chiudere con il mio amico Alvaro Rusticali, ormai lo chiamo così, quello con cui ho aperto, ma in realtà l'ultimo in ordine alfabetico è Franco Sirotti, a cui dedico veramente un pensiero carissimo, è il fratello di Silver Sirotti, che ha fatto l'arbitro, quindi è, come categoria sportiva, legittimamente inserita in questa ricerca, in questo lavoro, ma mi piace anche pensare come anche in questo caso le risposte di Franco mi abbiano illuminato. Lui ha fatto l'arbitro perché aveva bisogno di avere una sua disciplina personale, e quindi fare l'arbitro serve a inquadrarsi, a darsi delle regole e quindi a vivere in modo saggio. Terminata la mia esposizione, è giunto il momento di dare la parola all'editore che ha scommesso su questa iniziativa, e ho molto piacere di cedergli l'onere di chiudere questa nostra chiacchierata. Salve a tutti, sono Mauro Burioli della casa editrice Tempo al Libro di Faenza. Dal 2006, da quando è nata la casa editrice, ci siamo sempre occupati di tematiche e autori legati al territorio. Quindi il progetto di Maurizio Gioiello, 100 anni di sport a Forlì, si sposava perfettamente con quella che è la nostra linea editoriale, cioè di valorizzare la storia e la cultura locale, e quindi è stato un piacere pubblicare questo libro perché ci può offrire una panoramica veramente ampia e dettagliata della storia sportiva di Forlì. E quindi un grazie a Maurizio Gioiello per questa sua ricerca, e naturalmente ci auguriamo che sempre più persone possano avvicinarsi al libro e quindi scoprire i risultati del nostro lavoro. Questa è un'iniziativa inserita nel ciclo di manifestazioni il maggio dei libri, organizzato dal Centro per il Libro e la Cultura del nostro Ministero, e è stata organizzata in questa forma ovviamente per via della pandemia, ma anche ci tengo a dire per un nuovo impegno dell'Archivio di Stato di Forlì, quello della pubblicazione di media sulle reti sociali. Quindi d'ora in poi abbiamo un nostro canale YouTube, una pagina Facebook, una pagina Instagram con dirette, materiali, storie, come si dice adesso, in cui praticamente la vita dell'Archivio di Stato di Forlì sarà documentata anch'essa secondo le nuove forme della multimedialità contemporanea. Infatti mi inserisco solo al volo perché proprio pensavo di inaugurare una delle nostre rubriche, e qui chiederò la collaborazione del professore, sulla Forlì dello sport, perché il lavoro merita di essere avendo anch'io che non sono forlivese, ma ho ascoltato con estremo interesse e partecipazione, perché questo fatto di portare in primo piano le storie al plurale, che tutte insieme compongono la storia, che poi l'ambito di operazione e di ricerca dell'Archivio di Stato, dà l'idea di come non sia una cosa astratta, ma queste grandi strutture storico documentari poi si declinano nelle storie personali vissute, che sono forse quelle le cose che danno un po' il senso della nostra vita, della nostra storia quotidiana. Quindi vi saluto, al prossimo appuntamento.